Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Parto con una notizia molto importante di oggi. Ho avuto un incontro lungo col presidente di ATAP, il dottor Gaspardo, che ringrazio di cuore perché l'incontro verteva sulla mia richiesta di rimborsare gli abbonamenti di studenti e lavoratori sia del trasporto pubblico locale urbano che extraurbano che non hanno fruito del servizio in questi mesi. La risposta è stata immediatamente positiva, per cui già da maggio, con delle modalità che vi verranno comunicate nelle prossime giornate, si potrà accedere a questo rimborso. Rimborso che costa parecchio all'ATAP. Si parla di 1.370.000 euro. Solo per il comune di Pordenone significa rinunciare quasi a mezzo milione di utili che noi mettevamo a bilancio per diverse attività e iniziative. Ma è chiaro che in questo momento dobbiamo tagliare il più possibile per mettere a disposizione risorse a favore della nostra comunità e di quanti, come in questo caso, non hanno fruito di un servizio, nonostante questo abbia avuto dei costi sia per ATAP che per il comune. Quindi una buona notizia, è il primo provvedimento che variamo, altri ne arriveranno nelle prossime settimane, man mano che sistemiamo i conti del comune. Un'altra bella notizia riguarda un piccolo cantiere. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di cantieri grandi che sono partiti, altri che speriamo possano partire al più presto, come quelli dell'edilizia scolastica che sono urgenti. Abbiamo anche scritto al prefetto, ma speriamo che il nuovo decreto ministeriale ci dia il via libera per continuare i tanti lavori fermi e per mettere in circolazione i denari, i quattrini che abbiamo in cassa. Un piccolo cantiere di fronte al bar posta, tra il bar posta e Cappelletto per capirsi. Una zona che solitamente è un caos di motorini e biciclette fortemente disordinata. Faremo un'aiuola di circa 30 metri quadrati, un'aiuola verde per dare più bellezza a quel luogo, ma anche per piantare un grande albero, che sarà anche un segno di rinascita, di vita della città che deve affrontare l'emergenza. Del resto, come abbiamo detto ieri, anche un autorevole centrale, di consulenza come Ernst & Young ha detto che Pordenone ha le potenzialità, ha l'energia, ha la determinazione, il nostro carattere per affrontare la crisi e guardare con un pizzico di speranza al, futuro. Volevo darvi anche un'informazione relativa alle mascherine. Io non so quanto durerà, questa crisi e non so quanto dovremo convivere con le mascherine. Certo che i tempi non saranno brevi. Ecco, accanto a quelle che stiamo distribuendo, se ci fosse la necessità di approvvigionarsi di mascherine senza cadere nelle speculazioni di chi spara cifre esorbitanti, sappiate che le farmacie comunali sono assolutamente approvvigionate, quindi potete telefonare o recarvi per, comprarle. Infine voglio ringraziare sentitamente le tante persone che hanno aderito all'appello ad essere volontari per il comune, per svolgere piccole manutenzioni, piccoli lavori. Già oggi, una storica società sportiva come lo Scorpion di Pordenone, storica società di arti marziali, con i suoi ragazzi ha ripulito la zona del palazzetto, ha fatto un lavoro preziosissimo, importante, sgravando il comune da oneri e costi. Altri ne faremo nelle prossime settimane, stiamo solo regolamentando l'organizzazione anche dal punto di vista assicurativo. Quindi grazie a quelli che hanno già aderito, e sono tanti, gruppi alpini, bersaglieri, associazioni, singoli cittadini. Se qualcun altro volesse aderire, sappia che può scrivere a sindaco@comune.pordenone.it. Un abbraccio a tutti e a domani.